Do you feel the buzz? Buongiorno ragazzi, bentornati al canale Qua Dani. Oggi ci troviamo dopo 2 settimane di tempo che non registro. Sono qui nei Bad Lion. Sì, finalmente, veramente. Vi giuro, dopo 2 settimane che non registro, è qualcosa di molto, molto divertente. Ok, appunto, come potete benissimo capire, sono tornato dalle vacanze. Sono tornato dalle 2 settimane che ho fatto in Croazia. Se questo qui non mi uccide, ne sarei molto grato. Perciò vedi di levarti dalle balle, perché devo andarmi a prendere delle belle chest che sono solo mie. C'è proprio scritto il mio nome. Bene, ti ho fatto. È ora di checkpoint. Oh, qualcuno è stato rectato. Malino, Frocetto. Non puoi più. Vai. Yes. Ma sei stupido. Bravo. Ok. Sì. Devo ammettere che sono state 2 settimane veramente molto, molto belle. La seconda soprattutto, dove ho conosciuto questo gruppetto di ragazzi di Treviso, che sono veramente delle persone straordinarie, cioè vi giuro, sono stra simpatici. Comunque niente, mi sono divertito veramente un sacco e vabbè, verso inizio periodo di inizio scuola vi porterò un vlog, forse anche prima, non lo so. Vi porterò, madonna che bella cesta, vi porterò un vlog appunto delle mie vacanze in Croazia, oppure anche forse anche in montagna, se ci andrò vediamo un pochino. Buongiorno. Non faccio team. Perciò vedi. Vabbè, non si era capito, stai tranquillo. Oh, ok, non era il miglior player a quanto pare. Sì, appunto vi porterò questo vlog e niente. Allora, vi starete chiedendo che texture è. Sì, è la mia. Mia, insomma, parliamone. Allora, vi avevo accennato appunto che mi sarei messo a fare sta texture, che non l'ho fatta io, almeno la... Allora, ok, mi sto incartando troppo. Si vede che non ho registrato 2 settimane. I blocchi, tutti i blocchi sono della Minesaur Default Edit, che sì, praticamente ora vi dirò i credits, insomma. I blocchi sono della Minesaur Default Edit, che è una texture appunto Default Edit PvP. E niente, li ho presi tutti lì perché non c'avevo proprio sbatti di mettermi a fare tutti i blocchi, ogni singolo blocco, per favore no. E appunto i blocchi sono Minesaur Default Edit. Ok, te mi stai iniziando già a frecciare. Vedi di morirci, perché a quanto pare sembri bravetto a far PvP, eh. Devo ammetterlo, sei bravetto. Ok, mi stai leggermente distruggendo. Comunque, sì, i blocchi sono Minesaur Default Edit. Poi, le spade. Ok, lì c'è già gente che scrive, inizio già a preoccuparmi. Poi, le spade sono del Love Pack di Love Lights, che insomma penso conosciate tutti. E il resto, Acciarino e Rod, li ho fatti io. A parte l'arco, che ora vi spiego un attimino. Ok, inizio a starmi sui coglioni. Dai. Un bel Cottonuts. Ok, l'ho mancato. Allora, l'arco appunto l'ho fatto io. Insomma, cioè non l'ho fatto io. L'ho cambiato tutti i colori, perché avevi dei colori diversi. Però, a mio parere, è più figo così. Cioè l'arco bianco così con il coso che si carica è veramente molto molto carino da vedere. Sì, era nero praticamente, grigio, però non mi piaceva, allora l'ho cambiato. E era di una default edit che non mi ricordo. Si chiama, il pack si chiama la PvP default edit e basta. Perciò non so dirvi esattamente tutti i crediti, insomma, di chi l'ha fatta.
Comunque sì, invece la road l'ho fatta io, a parte vabbè il gancetto che però non so come lo sapevo fare, l'ho fatto, cioè l'ho preso da un'altra texture, comunque vabbè YOLO e ACAB. Ok, mio Dio, ho temuto per la mia vita, giuro. Allora, sì, e la road l'ho fatta io, insomma quando la lanci diventa rossa, prima è bianca e poi è rossa, è abbastanza carina, non l'avevano ancora visto questo cosetto qui nelle texture, però vabbè dai, ci stava, ci stava. Non penso di vincere. Ieri sera ne ho giocato un pochino giusto per vedere un po' come ero messo e ne ho anche vinta una e ero veramente rimasto, oddio, come cazzo ho fatto. Però sì, buongiorno e buongiorno anche a te. Ciao, vuoi fare team? Bene, non lo farò, lo faccio giusto per prendermi un attimo i cuori, perché non faccio team, anche se è chiaro. Sì, facciamo team, dai. Tutti in team. Più che altro lo voglio fare giusto per recuperare un po' i cuori. E anche perché dopo 2 settimane che non faccio PvP, capitemi che non è che sia molto semplice riprendere. Te mi vuoi attaccare? L'ho capito. Dai, please new. Ok, sta gustando, tipo. Boom. Preso. Preso. Perché dico preso? Ok, ora attacchiamo un po' questo. Boom. 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 Ma non prende knockback. Perché? Perché non stai prendendo knockback? Cioè, o sto laggando io, o è il server, non lo so. Prendiamo questa bella freccia. E boom. No. Dai. Cazzo. Sono morto. Yeah. Vabbè. Vabbè dai, ci stava, ci stava. Oh! No! Ero riuscito a restare in vita, vabbè. Ragazzi, io questo video ve lo porto così ugualmente perché non ho tempo adesso per registrare e ha vinto di clean up. Non ci crederò mai. Ok ragazzi, niente, da Dani è tutto. Questo era il primo video dopo che facevo dopo essere tornato appunto alla Croazia. Vabbè, allora, niente, nel finale non mi sono concentrato molto perché insomma non me ne frega più di tanto, ho voluto un po' fare questo video giusto per dirvi che sono tornato. D'ora in poi farò i survival games in modo abbastanza serio. Ci saranno sempre ovviamente le parti strane, quelle divertenti, però volevo provare a portarvi un po' di PvP serio nel canale, giusto perché di sì. Ok, comunque. Niente, ripeto i credits della texture. Comunque, vabbè, ora faccio vedere un attimino. Allora, le spade. Allora, sono partito da questa texture qui, che è la Mindsword Default Edit. Questa qui è la mia texture. Non so perché c'è scritto textura, però va bene. È una 16x. Vabbè, niente, sono i blocchi e tutti gli oggetti, a parte quelli PvP, sono della Mindsword Default Edit. Poi, l'arco l'ho preso. L'ho preso. Non ce l'ho la texture. Era una default edit. Non mi ricordo precisamente che default edit fosse, però c'era proprio scritto default edit e basta. E perciò sì, non so dirvi di preciso dove l'ho preso perché non me la ricordo. Comunque, niente, appunto l'arco è di quella texture là, però vabbè, e ci ho cambiato il colore. Era tutto blu e nero, io l'ho fatto bianco e azzurro, insomma che poi si cambiava con i colori perché aveva colori diversi quando lo caricavi, però vabbè. Poi invece Acerino e Road li ho fatti io, perciò magari facciamo una cosetta bella, così magari ve la faccio vedere meglio. Comunque ditemi sotto nei commenti se vi può piacere questa texture, se vi piace come ho messo insieme le robe, come ho modificato le cose in PvP. E niente, ditemi appunto se volete che vi faccio un coso, un release, qualcosa del genere. Ripeto, questa texture qui non l'ho fatta io per prendere soldi, per niente. Ho voluto fare una texture come l'ho sempre voluta che qualcuno la facesse, insomma, penso di aver capito. Perciò, vabbè, queste qui sono appunto le spade. Cazzo, ora non so come si prendono, ve lo giuro. Okay, facciamo così. No, ok, no. Lo so, potete ridermi in faccia, ma non so come si prendono le spade e gli oggetti così incredibili. Vabbè, vi faccio vedere qui, vabbè, questo qui è tutto l'inventario. E
appunto queste sono le spade, allora questa è quella in ferro, vabbè in legno, pietra, diamante e oro, però queste qui sono quelle della default edit, sono già il default edit della Love Pack di Lovelights. Questo è il, questo è l'arco appunto che fa così, è abbastanza carino, il puntatore è molto figo, le particelle sono queste, ma vi ripeto, se volete un release di come, se vi può piacere la texture, arriviamo a, facciamo così, arriviamo a 50 like, ve la butto lì. Siamo arrivati fino a 40 per ora, però dai, ve la butto lì, vediamo se ci arriviamo. Perciò flint and steel, facciamo così, e poi facciamo fishing rod, no, facciamo fishing rod, sì, questa qui è la, la canna da pesca che diventa rossa quando la tiri, e questa è l'acciarina che farò blu il fuoco, perché se mi piace di più blu, oddio singhiozzo, mi piace di più blu, perciò sì, lo farò. Comunque ripeto, ditemi se volete un piccolo release di questa texture, se vi può piacere appunto come l'ho fatta. Niente, da Dani è tutto, vi mettete un bel pollice in su, un commento, sì vabbè lo sto parlando, non riesco neanche a scrivere, game mod, porca puttana, game mod 0. Ok, niente, da Dani è tutto, vi mettete un pollice in su, un bel commento se volete, quindi vedete, da Dani è tutto, bella.